agiscono fisicamente con critical mass, non so, facendo informazione, portando medici a parlare dell'inceneritore, facendo un sacco di lavoro sul territorio. E oggi abbiamo 75.000 persone in 235 meetup, in 235 città in Italia, e siamo in 11 paesi. E quello di Londra sono fantastici, il più scemo ero io di loro, avevano due o tre lauree, ci siamo visti a Londra, ci siamo visti a Londra, e siete meravigliosi, tenete ancora forza queste cose qui. Ci sono a Tokyo, ma non, perché io vedo il blog anche in giapponese, imparando un po' di giapponese. Se andate sul mio blog e fate Beppe Grillo Banzai, vedete me che presento, perché sono curiosissimi, i giapponesi vogliono sapere tutto dall'Italia e non sanno dove andare, e solo c'è un sacco di accessi giapponesi che sanno tutto su di noi. Allora, dopo questo andiamo avanti, facciamo i meetup, arriviamo a essere forti, a essere nei primi 10 blog del mondo in italiano. Time ci mette, perché io sono stato l'innesco, ci ho messo la faccia, ho lanciato la cosa, ma tutto sono il lavoro loro, il lavoro di tutti, non si può dire una persona, siamo migliaia. È arrivato nei primi 10, sono 250 milioni di blog, e nei primi 10, Time ci dà dei premi, e cominciano a sospettare in Italia che c'è qualcosa di strano. E c'è qualcosa di strano, allora da lì tu ti fai un partito, perché dopo il V-Day tu ti dici, oh cazzo, adesso parlano tutti di te sui giornali, dicono, no, c'hai un 10%, parlano una percentuale, fai un partito, allora non avete capito nulla, i partiti sono finiti, vuoi che la faccia io, mi ci vedi in Parlamento, che io chiedo la parola e non so schifarmi, dice, lei non può parlare, vado lì, è lo stronzo. Non sono capace, io faccio quello che so fare, quello di comunicare, di facilitare certe cose, facilitarle, quello che so fare. E allora abbiamo fatto le liste civiche, i cittadini si devono riappropriare della propria politica, della propria città, cominciamo dai comuni, invece di cominciare da sopra, cominciamo da sotto, comuni. Lanciamo le nostre idee, 5 stelle, acqua pubblica, energia rinnovabile, raccolta differenziata porta a porta, wifi libero, i trasporti, l'elettrificazione del traffico, le piste ciclabili, tutte le nostre idee, mettiamole in un gruppo, mettiamole in una lista civica e nel massimo dell'indifferenza, perché il nostro nemico, non ne abbiamo noi nemici, abbiamo l'indifferenza. Noi, nelle ultime elezioni, quelle di giugno, abbiamo eletto 40 ragazzi di 30 anni, voi, dei ragazzi delle facce così, 40 trentenni, 40, in 32 città importantissime, tipo Reggio Emilia, Bologna, Ancona, Treviso, Brindisi, Livorno, Cesena, Forlì, sono 40 consiglieri, 4 a Roma, 40 consiglieri che entrano dentro, e quando ne entra uno di questi? Uno con una web non lo puoi mandare via perché è stato eletto, quindi firma il consiglio, e quando firma il tuo consiglio comunale, lo firmi e lo metti fuori, il consiglio cambia da così a così, i comportamenti cambiano, o chiamano i carabinieri e non ti fanno firmare, ma dato che sei eletto non possono farlo, ma cambiano, non si scaccolano più, non si portano le caccole da casa e le mettono in tasca, preciso, cominciano a guardarti, ma perché? Perché non sono leader di destra o di sinistra, sono punte, sono terminali di un network. Tu metti dentro un network nella politica della tua città e sono rovinati. Perché anche se non sai leggere un bilancio comunale, ma hai 40 ingegneri, 40 economisti fuori che ti dicono come leggerlo, non hanno speranze, gli dai le informazioni, ti guardano come un marziano. Giovanni va via, quello di Bologna, ha fatto un sondaggio per l'efficienza dei consiglieri, in 8 mesi è risultato il primo consigliere efficiente di tutto il consiglio, a 28 anni, e ha già fatto cose, quello di Treviso ha già fatto cose straordinarie, a 250 euro al mese. Cose la raccolta differenziata per 90 scuole a costo zero per le scuole, a costo zero per il proprio comune. Come ha fatto? Ha cercato un imprenditore che ricicla il 95% dei rifiuti che l'abbiamo a Vedelago, vicino a Treviso. Ha preso il premio dell'Unione Europea come imprenditore dell'anno.
È andato a sue spese a prendersi l'immondizia dalle scuole, quei bambini che guardavano i sacchetti, gli ha insegnato il riciclaggio, li porta nel suo centro, vende le materie prime e secondarie dei sacchetti e ricicla tutto quello che c'è, facendo piccoli materiali per l'edilizia. Ricicla il 95%, ha risparmiato discariche, ha risparmiato inceneritori e ha fatto diminuire di 80.000 euro le spese sulla spazzatura. Un ragazzo di 30 anni che prende 250 euro al mese. Specialisti per la mobilità, il problema di tutte le grandi città, le macchine, i casini, lo smog. Poi nessuno analizza il flusso del traffico, che cos'è? Vai a analizzare il perché c'è il traffico, che cos'è la coda? Chiedi alle persone perché sono lì in quel momento, lì in coda da due ore. Dove cazzo stai andando? E lui ti dice... Dove? Dice, c'è il composteggio da tre ore. Oppure devo prendere il bambino, oppure devo fare un documento. Tutte cose che potessi fare da casa, con una linea, con un computer. E questo ragazzo ha messo in contatto i tecnici del comune, con i cittadini a casa, via Skype, chi non ha il computer, o via computer, in modo che il tecnico gli risolva il problema, se può, se è possibile, direttamente a casa sua senza farlo spostare. Ha messo una mappa interattiva, perché si è posto il problema di buon senso. E chi è che può avere un'idea sul traffico di una città? Chi ci abita? E allora ha messo una mappa interattiva e con i cittadini dei vari quartieri ha preso i consigli, perché sono i cittadini che sanno come muoversi in un quartiere. E allora ogni cittadino diceva: io vorrei il marciapiede più lungo, lì ci vorrebbe un controsenso, lì ci vorrebbe un senso unico. E sta cambiando la città, a poco, e li vanno dietro. Perché i leghisti, io ho fatto una battuta prima, i leghisti sono così, ma li vanno dietro perché sono affascinati dalle cose che non capiscono. Ha riaperto 5 stazioni idroelettriche con i fiumi sotterranei, con i fiumi, sono mandati alle chiuse del Tamigi, stanno facendo la stessa cosa qui, ha riaperto e fa delle piccole centrali idroelettriche sotto la città che si ripagano in 5 anni, che danno energia pulita alla città di Treviso. Fanno queste cose, adesso abbiamo fatto una lista regionale in sei grandi regioni. Adesso, e se ne entra uno in una regione dove decidono la vita dell'energia, della sanità, le cose importanti nelle regioni, ne entra uno, sono rovinati. Quindi la rete non riescono a controllarla, ogni mese fanno una legge per bloccarla, ogni mese, non riusciamo a saperlo prima perché siamo dentro le cose, pubblichiamo, siamo molto attenti, noi non ci arrenderemo mai, va bene? Cerco di essere poco originale, la stessa domanda che ti ha fatto la BBC, il giornalista. Il blog deve sostituire i media tradizionali oppure no? E questo in funzione anche della lungimiranza che hai visto tu negli anni. Avevi visto la crisi dei socialisti prima che i socialisti... Avevi visto Parmalat, tu pensi che la rete sia veramente il futuro? Come gliel'hai spiegato la BBC, come lo spiegano? Ma no, la rete non è che può decidere se sostituire i media. I media saranno assorbiti dalla rete. Stanno scomparendo, non hanno più i finanziamenti, la pubblicità sta drenando in rete. È un mezzo vecchio di fare giornalismo. La rete li bypassa. L'editore è una parola che non vuol più dire niente. L'editore è un ragazzo di 15 anni che con Twitter fa l'editore di se stesso.